roba da non credere. La gente non riconoscerebbe mai in questo rudere quella che era una favolosa, vecchissima, 150 anni di età, fontana che elargiva acqua a tutti i fruitori della montagna pistoiese, cercatori di funghi che andavano e tornavano, anche i residenti per il periodo estivo, perché da tutte le altre parti l'acqua non c'era, mentre questa, essendo acqua di sorgente, era perenne. Cos'è successo? Una bomba? No, un attentato nemmeno, semplicemente un cattivo driver, un cattivo guidatore alla guida di un SUV, che è semplicemente un quattro ruote motrici un po' rialzato, ha sbandato su uno sputo di una bava di nevischio, ha rimbalzato, carambolato, da qui è andato alla parte opposta della strada, ha rimbalzato su quel cordolo, ha il tempo sufficiente necessario per buttare giù delle piante, e poi semplicemente è rimasto a barcamenarsi sul cordolo e l'hanno portato giù. Cos'è successo? Era ubriaco? Ma no, nemmeno, non basta mica essere ubriachi per fare queste stronzate qua. Insomma, comunque, ora sì, chiaramente ha torto, chiaramente dovrà essere restaurata, e altrettanto più chiaramente in Italia sorgono dei conflitti di interesse, perché qua abbiamo una strada statale Abetone Brennero, che è una internazionale e quindi è ANAS, però abbiamo anche il comune dell'Abetone che rivendica una sua proprietà e una sua responsabilità. C'è da prendere soldi, tutti si presentano, quando c'è da pagare nessuno è il titolare. Poi abbiamo la comunità montana, abbiamo la guardia forestale, abbiamo che altro, insomma tutta una serie di pretendenti, e nessuno per ora si è mosso. L'incidente è successo ai metà di dicembre dell'anno passato. Questo era un punto di aggregazione, un punto di ritrovo, un punto anche che veniva fissato. Ci vediamo alla fontina di Cecchetto, ho fatto il nome. Sia in andata che nel ritorno. I cercatori di funghi venivano qua o delusi per non aver trovato nulla o felici e contenti di aver fatto il pieno. Ora è distrutta. A questo punto io ho l'anima in pena. Cecchetto piange, perché questo posto era da 150 anni, questa era la vasca posteriore dove si abbeveravano i cavalli, gli asini, tutto quello che c'era di animali, e serviva anche alle donne, alle massaie della zona, per venire a lavarci i panni. Ora i panni non si lavano più. C'era la fila anche nel periodo estivo, soprattutto nel periodo estivo, a prendere quest'acqua che, essendo di sorgente, è perenne e dava la sua freschezza per tutto l'anno. Fino a mezzanotte si chiacchierava, ci si facevano confidenze, chi aveva trovato funghi, chi diceva le bugie, chi non diceva le bugie, insomma a un certo punto, ripeto, era un punto di aggregamento della gente, un punto conosciutissimo. Ora devo dire, questo è il borgo, si chiama Cecchetto. Cecchetto ha il cuore che piange, e con Cecchetto tutti coloro che stanno in questa zona, io per primo. Appena è finito questo video, vi prego, ce n'è subito immediatamente uno dopo, che per fortuna è stato girato qualche l'anno scorso, e che vi rinfrescherà su quello che era questa fontina. Ora scendo un attimo, mi dispiace, ci sarà un po' di video mosso, però bisogna che scenda, e vi faccio vedere in quale delizia di posto era questa fonte irriconoscibile. Continua a buttare, però ovviamente non c'è base di appoggio per damigiane, fiasche, eccetera. Qui abbiamo la panchina, un tasebau di spiegazioni delle piante, un meraviglioso bosco posteriore, e questo ampio parcheggio, guardate qua. Tutto questo ora è finito. Vi ripeto, vi prego, guardate il video successivo, che vi farà vedere com'era questa fontana.